Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a scoprire il bivacco Spagnoli, che si trova tra le due forcelle del Chadin Alto Est e Ovest. Per arrivare qua al sentiero, all'innesto del sentiero numero 330, siamo arrivati da Laggio di Cadore seguendo l'SP619 verso la Malgarazzo. Si trova un piccolo spiazzo dove poter lasciare la macchina e poi da qua parte la camminata. Sono più o meno 1000 metri di dislivello in dei posti completamente isolati e molto selvaggi. Giornata fantastica, fa un freddo cane e quindi adesso iniziamo a camminare. Via. Possiamo notare anche questo bellissimo tabellone che ci indica il percorso, il 330 verso il bivacco Giovanni Spagnoli. Il bivacco dovrebbe trovarsi lì dove inizia la neve. Era da un po' che non pubblicavo qui su YouTube i video, ma semplicemente perché è stato un periodo molto intenso, ho lavorato in rifugio, esperienza bellissima, ve la racconterò in un video. Mi sono allenato tantissimo in bicicletta perché quest'anno ci saranno un sacco di avventure, un sacco di persone da scoprire, un sacco di belle cose da condividere, e appunto non mi sono allontanato dal canale, ma semplicemente ho voluto seguire un po' il flow di quello che sentivo fare, anche perché appunto non è obbligatorio creare contenuti. Adesso i social ci portano sempre a vedere cose di continuo, però in realtà sentire la voglia anche di condividere qualcosa è importante, e quando lo si fa veramente ha un valore completamente diverso. E quindi eccoci qua oggi a fare una bella bivaccata in compagnia di Vincent, che è bravissimo, lui fa un sacco di riprese e ogni volta che andiamo via insieme mi gasa a fare sempre meglio. Il Vincent qua mi ricorda che è da un anno che non ci vediamo, e l'ultima volta abbiamo fatto il bivacco Le Mandre. Bivacco Le Mandre, esatto. E adesso siamo qua, baciati dal sole, in un bosco incantevole. Come potete vedere è già passato qualcuno, il che è carino per noi che troviamo già la strada battuta. Comunque c'è pochissima neve e quella che c'è è tutta ghiacciata praticamente. Ce la stiamo prendendo con molta calma. Quanto bene si sta qua al sole. Ultimo bivio, noi andiamo di qua. Ed eccoci arrivati. La camminata è stata bellissima. Ogni volta che arrivo in qualche bivacco mi rimbomba il pensiero di come sia possibile che ci siano dei posti così belli. Bivacco tour, ma che bello! Allora, molto spazioso, molto grande, e c'è questa bellissima stufa con lavandino, però acqua non potabile, ma non l'apro neanche, sarà tutto ghiacciato. Questo tavolo antichissimo con un po' di pentole, un sacco di cose, le solite cose che si trovano nel bivacco. Qualcuno ci ha lasciato anche della legna. Ci sono scope, attrezzi, tutto necessario per tenere pulito. Questa slitta è una pazzesca. Poi, andando avanti, libro del bivacco che dopo andiamo a firmare. Ci sono un po' di foto, un po' di tabelle illustrative, un po' di cose da leggere. Questa bellissima credenza con cibo.
cerca l'istintore, mentre di qua si va alla zona dormitorio, completamente buio. Adesso apro una finestra, tenuto benissimo, ci sono 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letti, incredibile. La luce non va, ho provato. E niente, questo è il piano di sopra, bellissimo, super comfort. Grande vecchio, bella. Hai visto che c'è sta slitta qua? Sì, con una così sopra. Sì, ma stra pericoloso, ma c'è, cioè qua non c'è posto. Non lo farei mai. Ovviamente qua ci sono anche moche, un po' di cose per lavare i piatti, Papa Francesco e via. Adesso vado a fare un po' di legna con questa sega. Effettivamente questa potrebbe essere un portalegna più che una slitta. Prima sono andato fuori, c'era meno 5 quando ho messo il termometro, adesso è già quasi meno 9 e sono le 5 e mezza del pomeriggio. È stata una lotta contro la luce, perché adesso è buio, abbiamo fatto poca legna in realtà e quindi speriamo basti, e poi la rifaremo domani mattina. Adesso facciamo un teino. Comunque camminata che è stata abbastanza tranquilla, sale sempre dolcemente, non è mai troppo nervoso come sentiero, quindi super accessibile. Forse abbiamo fatto un po' di fatica dato che c'era la neve verso la fine, però dai, tutto sommato il posto è incantevole, anche il bivacco super, quindi siamo super felici. Ma è stato bello poi poter stare un po' in silenzio, essere cullati un po' dal sole, dal rumore del vento. È sembrato di entrare un po' in un'altra dimensione, quindi bello 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 bello. Adesso abbiamo solo un obiettivo: scaldarci. Questa sera finalmente tornano i gnocchetti tirolesi più buoni del mondo, gli Spätzle, signori e signori, eccoli qua. Spaziali come sempre. E se non l'avete visto l'ultimo video, cioè ho scritto la storia, la pizza con gli Spätzle, cioè non poteva nascere cosa peggiore, e l'ho fatto nell'ultimo video, quindi se ve lo siete persi andate a vedere la pizza con gli Spätzle. Comunque adesso ci facciamo sta cena incredibile, bella calda, e poi continuiamo a pompare il fuoco e a soffrire il freddo. Che spettacolo. Allora adesso andiamo a fare un po' di foto alle stelle, ma siamo in condizioni veramente critiche. Capiremo tra poco che temperatura fa fuori, intanto ci diamo un'ultima scaldata. Quelle sono le luci della città, fuori c'è una stellata incredibile, ma la cosa ancora più carina è questa qui. Meno 10.2. Piccola pausa dalle foto alle stelle. Comunque troppo bello poter vedere il cielo così pieno, super lucide, super brillanti, super dettagliate anche tutte le costellazioni. È una fortuna poter guardare il cielo così. Buongiornissimo, c'è ancora la luna. Temperatura, ok, ci siamo, meno 11. Sono stupende quelle montagne, piene di campanili, di guglie, super frastagliate. Ed eccoci qua, stamattina c'erano meno 3.6 in camera, però si è dormito alla grande, non ho mai sentito il freddo, con un soccappello di comfort 0 gradi. Poi avevo messo questa giacca sopra e anche una coperta, dormito vestito con il pile, la termica e tutto, però si stava decisamente bene. Adesso vediamo se questa mattina riusciamo a fare una camminata, però la vedo dura dato che qua la neve è parecchia e non è imbattuta, non abbiamo l'attrezzatura per poter proseguire in cima. Mi sa che ci accontenteremo di
di un'alba e di questo panorama. Tra poco facciamo colazione, poi sistemiamo il bivacco, cerchiamo magari di tenerlo in ordine e metterlo tutto in regola per i prossimi che verranno a passare un po' di tempo in questo luogo fantastico. E intanto albeggia. Tasce sul tana sempre su, abbiamo firmato il libro. Io e Vincent vi salutiamo, sicuramente ci ritorneremo quest'estate in questo posto perché è stato veramente super, anche perché poi ci sarà un po' da andare a esplorare le quote più alte. Tenete sempre i bivacchi puliti e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazzi, statemi bene.